Ecco, cosa ne pensa dell'iniziativa del Milan di costruire sul territorio della Maura uno stadio di 70.000 posti? Siamo chiaramente contrari, tutto in plurale, perché parlo a nome del Municipio 7, abbiamo anche scritto un ordine del giorno in cui congiuntamente ci siamo dimostrati fortemente contrari. Sentiamo sia nostro dovere anche politico tutelare questo comune verde della città. Certo, certo. Per quanto riguarda il consumo del suolo zero? Assolutamente, questo per noi è prioritario. La manifestazione di settimana scorsa ha dimostrato che non solo per noi ma per tutti. Persone, quindi sicuro siamo dalla parte giusta. Certo, va bene, grazie. Ciao, volevo sapere innanzitutto cosa pensi dell'iniziativa del Milan di costruire uno stadio all'interno della pista della Maura. È una proposta che semplicemente non ha senso. C'è uno stadio a meno di un chilometro da qui e qualcuno pensa di costruire in una delle poche aree verdi di Milano un nuovo stadio grande tanto quanto l'attuale. Non ha assolutamente senso, molto più logico ristrutturare quello che c'è. E per quanto riguarda il consumo zero del territorio, in un momento in cui Milano è la terza città più inquinata d'Italia? Fa il palo con quello che ho detto prima, cioè non ha senso distruggere del verde un territorio in cui già ce n'è tanto. Oltretutto da una giunta che ha fatto del verde suo, come dire, solo ai Salve, volevo sapere cosa ne pensi del discorso che ha fatto il Milan di costruire uno stadio all'interno del Parco Sud agricolo e specialmente nella posizione della Maura. No, io non sono d'accordo perché insomma, con tanto spazio che c'è a Milano o nell'Interland milanese, questo è un quartiere che comunque la Maura e San Siro è famoso proprio perché ci sono questi campi, questi verdi, che secondo me è veramente un grafico che fanno a Milano, non solo inteso come il nostro quartiere. E quindi secondo me si può fare, avevano parlato di Sesto, Sesto San Giovanni, oppure spostandoci un po' più in là, nei campi abbandonati dietro Ro anche. Però secondo me non è una cosa giusta, penso questo. Grazie dell'intervento. Cosa ne pensi dell'idea del Milan di fare uno stadio all'interno del Parco Sud, nell'area della Maura? Io, come tantissimi altri cittadini e tante cittadine, sono assolutamente contraria a questa ipotesi e spero davvero che il progetto venga abbandonato, insomma, perché quel polmone verde della città non va assolutamente toccato. Quindi anche senza vedere un progetto, che so che Milan insomma ci sta lavorando anche sul tempo per presentarlo, io già mi ritengo assolutamente contraria. Quell'area non va toccata. Cosa ne pensi del consumo zero, per esempio, del territorio? No, oltretutto anche quello assolutamente è un grandissimo tema su cui dobbiamo porre oggi più che mai tantissima attenzione, e quella soprattutto è un'area già con dei vincoli e ci sono già state lotte insomma per preservarla e così va. Grazie, grazie dell'intervista. Grazie. Come maggioranza del Municipio 8 e anche il Municipio 7 di fare un documento per dire una cosa che è molto semplice. Noi non abbiamo bisogno di aspettare di vedere nessun progetto, perché per noi quell'area non è un'area indicata per farci uno stadio. Quindi questo è il primo punto. Questo è il primo punto che lo dico in risposta a chi ci dice per voi è sempre no a prescindere. In realtà non è affatto così, perché c'era un percorso che è stato avviato, c'era un dibattito pubblico su un'altra area, abbiamo appunto l'area dello stadio che è una colata di cemento a 500 metri, ci sembra folle questa ipotesi. Perché oltre a quello che succede dentro un ippodromo, che tanti criticano perché è un luogo di fatto chiuso e non accessibile ai cittadini come un parco fruibile, c'è anche da dire che l'idea che ci possa essere un nuovo stadio avrebbe delle implicazioni sulla viabilità, la mobilità e condizionando il quartiere. Quindi non è solo un tema di cosa c'è dentro, del verde e di tutte queste cose che per noi sono fondamentali, ma c'è forse la scarsa conoscenza del territorio da parte di chi oggi si permette di proporre uno stadio. Buonasera a tutti e a tutte, alcuni di voi magari mi hanno visto stato appunto sul progetto stadio nella piazzale dello sport.
sono qui insieme a Giulia. È vero che la maggior, praticamente tutto l'ippodromo da Maura, tranne l'ingresso principale, è nel municipio 7, ma a mio parere o lavoriamo insieme per far sentire la nostra voce ancora più forte, oppure meglio mettere insieme i due municipi che comunque fanno circa poco meno di 400.000 persone rispetto a muoversi singolarmente. Noi come municipio 7, allora innanzitutto sono totalmente d'accordo con tutto quello che ha detto Giulia Pelucchi e quindi non mi sto a ripetere perché non voglio togliere tempo al dibattito. Noi come Municipio 7 ci siamo mossi, come anche Municipio 8, con un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio il 21 di marzo, quindi una decina di giorni fa circa, nel quale sottolineiamo, ribadiamo e con tutte le motivazioni, non emotive, ma motivazioni razionali, il nostro no al fatto che si possa costruire uno stadio al posto dell'ippodromo o anche solo in una piccola parte dell'ippodromo. Io ho dato che la mia parte avesse fatto la conoscenza quando è venuta fuori l'ipotesi della LAN, che è un'area tutelata non è disponibile in questo caso, punto discorsivo. Questo non è avvenuto ed è grave. Ed è grave che io senta ancora colleghi che dicono vediamo il progetto. Se c'è un elemento di tutela ambientale per ragioni di interesse pubblico, non si vede nessun progetto. Se sappiamo che c'è un progetto di un impianto sportivo da 70.000 posti al posto di un ippodromo da 400 posti, e se sappiamo, perché non bisogna essere particolarmente illuminati, che un impianto di 70.000 posti in mezzo a un'area verde, un corridoio verde, dove non esistono strade, viabilità, accessi pesanti, implica che una trasformazione irreversibile non del rettangolo. Usciamo dalla logica del geometra, perché poi ci troviamo perché è lì che vogliono andare a parare. Ho capito dove vogliono andare a parare e poi ci ragioniamo. Mi fa piacere leggere il consenso che da parte del commissario europeo all'ambiente, al quale ho inviato la comunicazione sollecito ad attivarsi prima che il danno venga compiuto, ha detto che questa scelta, se andasse avanti il progetto di stare ancora, contraddice assolutamente le direttive europee e tutte le indicazioni che da Bruxelles ci stanno arrivando, oltre a contraddire lo stesso piano di governo del territorio del comune di Milano, è un inciso che prevede una riduzione del consumo di suolo, e questa sarebbe in contraddizione totale. E che in quest'area Maura, a differenza dell'area dello Stato, abbiamo due interessi speculativi che si abbinano. Non c'è solo il Milan, non c'è, chiedo scuse, parlo di Milan, non c'è solo la società finanziaria apparentemente americana che oggi controlla il Milan, ma c'è anche Snyder. Per anni ci hanno preso in giro con le slide che facevano vedere il piazzale dello stadio come la foresta amazzonica. La prossima presa in giro vi spiego quale sarà. Sarà il progetto dello stadio con una quota, così lo facevano i geometri dei palazzi in aria anni 80, non è che è cambiata molto la roba. Faranno vedere lo stadio. Non ci saranno attorno allo stadio le strade, l'autostrada, la viabilità, i parcheggi, gli accessi, perché rovinerebbe l'effetto della slide. E un pezzo, quell'area verde intima, che adesso è chiusa, è interclusa, è verde privato, come se questo sistema verde di cui fa parte aree pubbliche e private, aree aperte, aree recintate, variasse a seconda se l'area aperta o no, è una risorsa di ecosistema, di continuità di ecosistema straordinario. E loro cosa faranno? Venderanno la coda. Uno stadio e un pezzo di questo verde diventa aperto, annesso allo stadio, annesso al parco di Trello fruibile. Adesso non lo è, quindi non lamentatevi. Noi cementifichiamo, trasformiamo irreversibilmente il territorio e voi avrete un pezzettino di verde in più. Di che cosa vi lamentate? State attenti perché questa sarà la cosa che verrà fuori. Attenti a non cascarci,
perché questa compravendita di territorio, questo pensare che il sistema sia una cosa che si garantisce all'occhio, a pezzi, a metro quadrato, pezzo me ne prendo io, pezzo me ne prendi tu, è così che è stata rovinata Milano ed è così che vorrebbero continuare a farlo. Prepariamoci perché questa sarà la vendita del prodotto finale. Grazie. Io poi voglio dirlo effettivamente sulla laurea, credo che ormai abbiamo fra fuori, diciamo, 48 consiglieri su 48, poco ci manca. Quindi è davvero un'operazione in cui siamo praticamente tutti favorevoli a dire no. Io quello che non capisco, è già stato detto, perché questo però il sindaco non ascolta la sua maggioranza, ma tutto il suo consiglio comunale. E questo è un problema. Però l'altra cosa, lo diceva prima Capo, attenzione, però anche l'operazione di San Siro, così come è stata proposta, per me è assolutamente negativa. Anche in quel caso comunque non ci siamo. Già nel 2019, permettetemi, personalmente io ho votato tra i pochissimi no a quel progetto. Proprio perché davanti diciamo a operazioni in cui manca il buon senso, secondo me i primi a dover dire di no sono i rappresentanti dei cittadini. Quindi diciamo che quello, io non sono un ambientalista, io non sono un verde, io sono una persona di buon senso e io voglio che praticamente le decisioni che riguardano la città di Milano vengano prese con il buon senso e nell'interesse non dei grandi livelli, non delle società di calcio, ma nell'interesse dei cittadini. Diciamo, questo è quello che secondo me ci deve unire e quello che credo che davvero oggi abbiamo la dimostrazione per l'ennesima volta che voi siete voi, siete le persone diciamo che abitano in questa parte della città, che dicono che quella è un'area che non può essere destinata a uno stadio da 70.000 persone. È assurdo. E poi permettetemi, adesso io già lo so, verranno fuori con lo stadio verticale, verranno fuori con operazioni meravigliose. No, però io davvero, è un impianto a 70.000 persone, ci vogliono i parchetti, è un'urbanizzazione assurda. Quindi non prendiamoci in giro, quella è un'operazione che è assolutamente inaccettabile. Io l'ho detto anche, poi concludo, in consiglio comunale poi. Scusate, ma quanti stadi vogliamo fare? Perché io non ho capito. Quindi rimane ovviamente San Siro. Facciamo lo stadio alla Maura e l'Inter a questo punto. Io ho avuto allora una proposta. Facciamolo sul Monte Stella. Aria buona. Va bene. Ho voluto concludere con un po' di ironia. Però il tema purtroppo non è quello dell'ironia, ma nel momento in cui si propone di costruire lo stadio alla Maura, io all'inizio pensavo sinceramente che fosse una bomba. Emilio, nel sabato dopo io volevo dire molto velocemente tre cose. La prima, è evidente che fare una colata di cemento su un'area verde è una cosa che non è scritta né nel programma elettorale che io ho sostenuto e nel sindaco che io ho votato. Non c'è scritto nel piano di governo del territorio, non c'è scritto nel piano aria fina. I nostri assessori sbandierano da tutte le parti. C'è scritto che il consumo di suolo deve essere zero. Zero vuol dire che non si costruisce a Milano su un'area vuota, ancora meno su un'area verde. Zero consumo di suolo. Quello che si vuol fare è tutt'altra cosa, è consumare il suolo. Ed è quello che ha portato al disastro il nord di Milano, paesi del sud di Milano, dove per gli oneri di urbanizzazione si è costruito dappertutto. Quindi io credo che la battaglia sulla Maura sia così logica. Io vedo il sindaco e la giunta totalmente isolati, non c'è nessuno che gli dà ragione. E questo è il problema. Perché non c'è più un pezzo di area verde, di area libera a Milano subito costruito. Avrete saputo che abbiamo perso un sacco di soldi dall'Unione Europea perché non ci sono posti dove mettere gli altri e ci troviamo il posto per costruire uno stadio. Questa è assolutamente fuori. Io mi scuso se introduco,
in argomento fratello, perché noi difendiamo la Nava perché sarebbe riuscito sul cemento, sul verde, ma difendiamo anche l'operazione San Siro. Attenzione, perché dobbiamo tenere le cose insieme. Dobbiamo batterci contro il consumo di suolo. Consumare area verde o buttare giù il Meazza, che vuol dire 210.000 tonnellate di CO2, è uno scempio ecologico. Dobbiamo tenerle tutti insieme. Io, con tutti gli altri colleghi, siamo qui a chiedere aiuto a questo straordinario movimento di comitato che ha difeso e sta difendendo così bene la Maura. Diamoci una mano per difendere anche quell'altra porteria. Attenzione, ancora oggi il sindaco nostro, Santo, subito si è incontrato con Scaroni. Noi mandiamo a dire una cosa semplice al nostro sindaco: fai il sindaco dei cittadini, non fare il sindaco dei poteri immobiliari forti della finanza, e basta stare all'interno. I club dicono: ma se non ci date la Maura, ma se non ci date l'abbattimento di San Siro, andremo fuori Milano a Sesto San Giovanni. E noi gli diciamo: andate a Sesto San Giovanni. Io credo che chi è presente qui, le differenze politiche ovviamente, però capisce una cosa, che in questo momento sta avvenendo una forzatura che ovviamente ciascuno capisce che questa forzatura non porta nulla di buono alla cittadinanza tutta, e soprattutto, come i colleghi che sono intervenuti prima, che hanno fatto presente in particolare il tema ambientale, sul tema ambientale sarebbe una sconfitta. Però io direi, ma senza fare lavori particolari, continuare ad andare avanti così. Chi sta nelle istituzioni fa il suo, i comitati, i cittadini fanno la loro parte, che è fondamentale. Le istituzioni anche di municipio proseguiranno nel loro percorso, e io sono sicuro che alla fine ci sarà una unità di intenti, non solamente dei municipi interessati, ma di tutta la città, per far capire che quel luogo è un luogo sbagliato. Io sto anche cercando di far passare un messaggio, che questo non è un attacco al sindaco, questo è un supporto al sindaco, perché se lui non riesce a dire di no per i motivi più disparati che non vuole neanche di sapere di conoscere, noi lo aiutiamo a dire: guarda che tu, siccome parli nome e percorso dei cittadini, i cittadini ti stanno dicendo che quella cosa non va bene, quindi tu non fai altro che essere portavoce d'oro, che fondamentalmente dovrebbe essere una normale. Potrei anche, prima, cavarmela in 30 secondi, nel senso che potrei dire che all'ente parco non è arrivato nulla da parte né del proprietario, né del fondo, né del Milan, e di conseguenza in questo momento di che cosa stiamo parlando? Se arriverà qualcosa, ma non arriverà, se arriverà qualcosa, lo diceva prima Rosario Pantaleo, il parco dirà di no, evidentemente, perché ci sono delle regole che sono contenute nel piano di coordinamento territoriale del parco che impedisce di fare qualsiasi cosa come lo stadio all'interno dell'ipodromo Amalfitano. Ho sempre finora detto a chi mi ha chiesto che la posizione è una posizione oggettiva che noi esprimiamo. La posizione oggettiva che sta nel fatto che il piano di coordinamento territoriale del parco non prevede che lì dentro si possa fare niente che non sia un'istanza per fare un paio di campi da tennis. No, facciamo un paio di campi da tennis. Se arrivasse una proposta, il parco il parco non avrebbe niente da dire. Uno stadio non si può fare, per cui i 30 secondi sono passati e secondo me ho parlato che tanto, ma non è vero, perché poi quando comincio vado avanti. Allora, qual è il problema? Perché un problema c'è. Il problema è che fra un annetto circa il Parco Agricolo su Milano smette di essere gestito da Città Metropolitana
ma diventa un ente di diritto pubblico, non gestito da Regione Lombardia, non è vero, attenzione, perché la governance ad oggi prevista dalla nuova legge in qualche modo, diciamo che mantiene una maggioranza che assomiglia molto, abbiate pazienza, io sono iscritto al PD, per cui ho una maggioranza di centrosinistra, nonostante la legge preveda che ci sia un equilibrio che non è più quello di oggi, ma un equilibrio differente, perché la Regione Lombardia potrà esprimere tre consiglieri all'interno del parco. Bene, in quel momento è chiaro che tutto può essere ridiscusso. Perché? Perché il nuovo ente può decidere di fare una variante al piano territoriale di coordinamento, cioè quello che c'è oggi e che impedisce di fare lo stadio all'interno della Maura, come in Porto di Mare, come in qualsiasi area verde all'interno del parco di Tunusa, può essere modificato. Ovviamente questa non è una roba semplice, è una procedura complessa, ci vogliono mediamente un paio d'anni per fare un nuovo piano di coordinamento, però esiste questa possibilità. Esiste un'altra possibilità ancora, e questa molto più veloce nel tempo, per quello che bisogna stare tutti con gli occhi aperti, ed è quella che noi, per cui io come presidente, Paolo Branca come consigliere del direttivo, Rosario come vicepresidente, veniamo commissariati dalla Regione Lombardia. Cioè ci dicono, ah beh, sapete cosa c'è? Da domani voi andate a casa e qui ci mettiamo un commissario e decidiamo. Anche lì la vedo dura, perché il commissario non è che può stravolgere il piano di coordinamento territoriale del parco. Il commissario può sostituire il presidente, sostituire il direttore e sostituire anche il consiglio direttivo, ma certamente non può mettersi a fare delle modifiche perché lui è commissario. Anche lui deve avviare una procedura che porterà nel tempo a modificare il piano. Ecco, questi sono un po' i rischi che io vedo. Ce n'è un altro ancora, che è quello dell'accordo di programma, ma lì la vedo difficile. Perché la vedo difficile? Perché l'accordo di programma, che deve essere in qualche modo, qualcuno deve far partire, per cui o un ente interessato, o il Comune di Milano, o Regione Lombardia, comunque subirà il veto da parte del direttivo attuale del Parco Agricolo su Milano, che dirà no, noi non ci sediamo al tavolo dell'accordo di programma e continuiamo a dire che l'idea, che la nostra posizione è una posizione negativa rispetto al progetto. In quel momento preciso l'accordo di programma finisce, per cui non vi dico di star tranquilli, perché non sono tranquillo neanche io, però vi dico che credo che con tutto quello che sta succedendo, per cui con la maggior non ci diceva 48 consiglieri, 48 quasi, no? Con i territori che sono contro, perché anche qui lo smettono di fare le cose con il territorio, voglio fare, voglio dire, quello che non riconosce la democrazia parlamentare, ma santo Dio, quando il territorio dice che le cose non si possono fare e motiva il perché non si possono fare, è bene che il territorio venga ascoltato. Come sindaco di Rosate, io ho obbligato i sindaci contro il progetto della COM di Regione Lombardia, la milanese, e santo Dio, lì abbiamo riunito tutti i sindaci del territorio, abbiamo riunito migliaia di persone, Regione Lombardia alla fine il progetto della COM l'ha stracciato. Per ora, poi magari lo tirerà fuori. Per cui dico, e ho anche ora di smetterla, e quindi non voglio fare veramente il populista, dire che si può fare tutto sulla testa dei territori. I territori sono le persone che votano, che pagano le tasse e che di conseguenza vanno rispettate. Facciamo? Noi cerchiamo di tenere aggiornati i cittadini senza avere, appunto, ripeto, apparentemente tipo politico, con degli strumenti che sono appunto Facebook, la mailing list che sta aumentando di giorno in giorno, abbiamo anche il canale Twitter, Instagram, e se fai un avanzamento di slide, grazie. E tra l'altro, ecco, avete visto, abbiamo presentato le slide proprio per cercare un po' di litigare il fatto che eravamo principianti, quindi abbiamo voluto. Però il tema
qual è? Noi cerchiamo di fare informazione, quindi nel tempo che abbiamo e appunto ho l'occasione di stasera anche quella di chiamare a raccolta i nostri volontari, quindi di dare una mano in questo tipo di, diciamo così, nostro attivismo ambientale. E il coordinamento è stato anche promotore dell'abbraccio alla Maura di qualche domenica fa, adesso andiamo avanti con una slide. L'occasione era anche per ringraziare tutti i partecipanti, appunto prima si parlava di 2000 partecipanti, già 2000 sarebbero stati oltre le aspettative, noi puntavamo 1300 persone, in realtà la questura ha dato 3300, di solito la questura dare i numeri più bassi degli organizzatori, in questo caso invece davvero i numeri sono stati superati. Ciao! L'occasione appunto per ringraziare tutti e nella slide successiva Max noi vogliamo anche l'occasione di ringraziare tutti i comitati, le sigle, ovviamente il municipio che ci ha supportato e quindi questo per noi l'abbraccio alla Maura non è il punto d'arrivo ma è solamente il punto di partenza. E il tema di cui si parlavamo prima di aprirsi e di non pensare solamente al proprio ufficiale è fondamentale. Quindi questo per noi è davvero un punto di partenza e per cercare di far conoscere un po' le nostre attività, ma soprattutto per ricevere anche informazioni dagli altri municipi, dalle altre organizzazioni, noi abbiamo affidato questi canali per rimanere in contatto. Abbiamo un canale Instagram, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo un gruppo WhatsApp che ha superato così 450 persone che hanno aderito, che cerchiamo sempre di tenere aggiornato, ovviamente incastrandolo tra gli impegni di lavoro e cose varie. E poi abbiamo l'email per appunto anche aggiornare, mandarvi delle mailing list per così per tenervi informati sulle novità. Una cosa che ci manca è un po' la memoria storica, quindi anche facendo un po' un appello a chi ha parlato prima di noi, chi ha una memoria storica importante, se possiamo rimanere in contatto, questo per me è fondamentale, cioè conoscere quello che è stato fatto è fondamentale anche per non commettere gli stessi errori del passato e quindi era supportato. Quindi l'invito è magari poi lasciarci i nominativi, mi piacerebbe personalmente, lo dico un po' a nome di poter coltivare questo appunto questo networking. Uso il termine inglese prima che veniamo tassati e non potremo più usare tanto inglese, quindi non so qual è. Magari l'ultima slide, ma faccio anche per il commento di contatto. Allora, buongiorno a tutti, sono Massimiliano Pavotti. Come diceva Caterina, la disciplina per noi è nata con un produttore galeniano, a cui evidentemente poi è caduto nelle voglie della società, della online, a cui ho risposto da video su questa persona. E questo sondaggio ha fatto darci delle risposte un po' abbastanza importanti, cioè per l'Italia ci chi ha risposto, che al contrario ha protetto del povero, ma in qualche modo ce lo aspettavamo. Evidentemente come anche il 80% circa secondo me, quasi l'80% era favorevole invece alla ristrutturazione del San Siro, quindi qua si collegano progetti e obiettivi diversi. Però ci ha dato anche dei risultati un po' inattesi. Per esempio hanno risposto molti cittadini che non abitano in questa zona, come anche alla manifestazione del facciamo la Maura. Sono arrivate molte persone che non abitano qui, che hanno sentito, che hanno visto cose, che hanno letto, che però sposano la causa. E questo si collega al fatto che giustamente non dobbiamo seguire solo il problema della nostra, ma dobbiamo guardare al problema in senso lato. E l'altro aspetto importante del sondaggio è nella parte destra, il sondaggio che è aperto in questo momento, che mostra quanto i cittadini, come oggi avete fatto vedere voi, siano disponibili a partecipare, che siano disponibili a mettersi in gioco, come facciamo noi, noi lavoriamo, abbiamo le famiglie, ci mettiamo in gioco e voi state dimostrando questo. E le percentuali che vedete lì parlano di una percentuale molto elevata, oggi no? Circa 80% di persone che vuole fare qualcosa, una cosa piccola, una cosa grande, o vuole dare il proprio contributo. E anche noi, come persone che mi ha detto prima,
tra le categorie professionali di persone che sono messe in gioco, anche noi abbiamo fotografi, architetti, ingegneri, chi si occupa di rassegna stampa, noi tutti i giorni nel nostro gruppo di WhatsApp condividiamo una rassegna stampa che Daniele e Liliana, che non sono presenti oggi, ci mandano e noi condividiamo. Quindi facciamo un po', abbiamo un po' questo ruolo di facilitatori, di persone che fanno circolare le informazioni. Il prossimo appuntamento quale sarà? Domenica, in occasione della Milano Marathon. Noi abbiamo ribattezzato un po' il prestigio che abbiamo intenzione di fare Milano Marathon e ci troviamo alle 9:30 e appunto l'occasione è anche un po' per invitare a partecipare a questo presidio, che sarà un presidio pacifico, quindi senza e soprattutto è superfluo dirlo, ma non intendiamo appunto assolutamente andare a causare problemi ai corridori a competizione sportiva, quantomeno la viabilità. E quindi siete tutti invitati, vi aspettiamo.